Salve, sono Franco Arcovito e siete sul mio programma 360 gradi. Oggi dedico questo spazio al mare e alle riflessioni di uno storico dell'arte di grande valore, docente della cattedra di storia dell'arte all'Accademia di Belle Arti, alla Statale di Catania e tante altre cose, il professor Paolo Gian Siracusa. Lo spunto è la presentazione del libro Togo, Franco Arcovito e le sette sorelle di Aeolian Islands e la collezione di oli inseriti nel libro del maestro Togo. Sentiamo cosa ci dice il professore Paolo Gian Siracusa. Se è possibile illustrare 10 secondi la persona fisica di Togo. Allora, la persona fisica di Enzo Mignego in arte Togo è una persona fisica quasi spettacolare. Io lo associo a parecchie personalità, ne vedo certamente una che conosco qua che è proprio associabile, sono delle persone particolari. Io l'ho intervistato perché faccio un programma, faccio anche giornalista, ingegnere, giornalista, scrittore, un po' di tutto, e l'ho intervistato in occasione di un corso di incisione che lui teneva a Marsala, un corso di incisione in cui lui è un spettacolare anche nell'incisione, soprattutto forse nell'incisione, e a questo corso, visto che hanno partecipato architetti giovani, hanno dovuto bloccare le iscrizioni perché c'era un assembramento micidiale. Insomma, gli chiedo l'intervista, me la concede con grande affettuosità e rapidità. Finita l'intervista gli dico, ma maestro, io ho qualcosa di scritto sulle isole Eolie e potrei farne un libro, ma ci vorrei infilare dentro un qualcosa di prestigioso, per esempio sette suoi lavori, come lei richiede. Io non ho parlato né di incisioni, né di oli, né di nulla. Lui, ho visto che ha fatto un sussultino e gli dirò perché l'ha fatto il sussultino. Lui disse, mi faccia leggere quello che ha scritto e se mi ispiro le do qualcosa, così. Ha letto e mi ha dato 14 lavori a raddoppiare. Passiamo la parola al professore. Come no? Questo mostro. Grazie. Bene, buona serata. Ancora benvenuti al Museo del Mare. Dico, una città che è sul mare, è nata per il mare, ha un museo dedicato al mare. Sembrerebbe una cosa scontata. Invece dovete sapere che sono stati enormi i sacrifici per poter mettere insieme tutto questo. E si è potuto fare grazie alla generosità di chi possedeva queste attrezzature. Perché è come se tutto d'un tratto questa città avesse dimenticato il suo passato e quindi cancellato la propria identità. È gravissimo. Per una città nata sull'acqua, per l'acqua, dimenticarsi d'un tratto della sua storia. Sapete, quando si perde la propria identità, si smarrisce la linea del futuro. Io vedo che il sistema politico annaspa in questo momento. Nessuno ha delle ricette, ma la ricetta è una sola, il mare. Il nostro futuro è sul mare. Se noi riuscissimo a valorizzare questa grande risorsa, questa grande banca che possediamo, probabilmente non avremmo problemi di natura economica, occupazionale, nulla.
Siamo stati alle strette dipendenze del treno per tanto tempo. Un po' per volta ce l'hanno tolto, non abbiamo più nemmeno quello. Siamo state alle strette dipendenze del trasporto sul gommato. Finalmente hanno fatto un pezzetto d'autostrada. Ma arrivate dalle tue parti, caro Franco, tutto finisce lì. Il tempo ha un valore, anche un valore economico, è una risorsa. Ma non è buon conto. Ben venga dunque un libro che parla di mare. Bene hanno fatto gli amici che hanno organizzato questa serata a stabilire che la sede della presentazione del libro fosse questa. Si parla di mare, infatti, nel libro di Franco Accobito. Si parla di mare. Del mare delle Isole Eolie. Giustamente lui lo fa da profondo conoscitore del sistema eolico. Lui stesso ha rivelato di essere presente in questo luogo da 45 anni. Quindi conosce anche le più piccole rocce. Io sono stato poche volte alle Isole Eolie e devo dirvi che le poche volte che ho visitato Lipari o Stromboli o Vulcano ho portato con me un ricordo straordinario che è durato nella mia mente ed ha avuto una lievitazione forte per settimane e settimane. Non si dimentica facilmente quello che si vede nelle isole. Questo accade anche a Favignana, a Pantelleria, a Levanzo. Però nelle Isole Eolie c'è qualcosa di più, c'è un sistema ancora vivo. Mi piace ad esempio l'espressione che hai usato a proposito di Stromboli, che a Stromboli è come se fosse su un tuppetto, noi lo chiamiamo così, no? C'è la vibrazione continua, cioè si ha come la concreta sensazione di essere sul cuore palpitante della terra, si sente il battito della terra a Stromboli. Altrove si può percepire attraverso i fumi, i vapori, i calori, l'odore dello zolfo e così via, oppure attraverso queste grandi torri scultoree che sono di pietra lavica e che si innalzano sull'acqua. Ma a Stromboli c'è questa particolarità. Franco Accobito fa delle sette isole descrizioni puntuali. Queste descrizioni però sono attraversate tutte da una vena di amarezza, lo dobbiamo dire. Perché? Perché c'è in lui il ricordo dell'integrità, della omogeneità, della interezza di questo ambiente prima che fosse attraversato dalle orde turistiche. Cioè io ho notato questo sentimento, questo attaccamento a un sistema che era primitivo, sano, equilibrato e oggi invece rumoroso, chiassoso, a tratti anche un po' volgare. È quello che notiamo noi con la nostra Siracusa. A volte siamo turisti della nostra città e non la riconosciamo più. La guardiamo come se fosse di altri che l'hanno sporcata, l'hanno violentata, la stuprano quotidianamente e emerge all'interno di noi una rabbia incredibile. Vorremmo spaccare tutto, cancellare ogni cosa e riportare tutto all'antico sistema, ma non si può, non si può. La storia ha il suo corso, l'economia, il sistema del viaggio, gli attraversamenti turistici, è cambiato tutto negli ultimi 30-40 anni, è cambiato completamente tutto. Tu fai riferimento a Guy de Maupassant, fai riferimento a Bruno Munari nel 55, fai riferimento a te stesso indubbiamente, ma tu come altri appartieni al Grand Tour del viaggiatore che ascolta, del viaggiatore che vede, che osserva, che memorizza, appartiene a quella schiera di viaggiatori rispettosi. Invece il viaggiatore di oggi è un viaggiatore consumista, vuole consumare tutto, si mangia tutto, anche la terra. Ne abbiamo esempi eclatanti nel nostro territorio. Si mangiano la terra coprendola di cemento, se la mangiano,
Nel nostro territorio c'è un inghiottimento straordinario di terra, con cemento inutile, fosse utile ancora potrei capire, ma inutile e disseminato dappertutto. Che fare? Franco, dentro questo libro c'è anche un appello, perché evidentemente se io ho notato una certa amarezza, una vena di tristezza in certi tuoi ragionamenti, è perché qualcosa vorresti che cambiasse, deve cambiare. Oggi noi parliamo tanto di turismo sostenibile. Cos'è il turismo sostenibile? È il viaggio, l'attraversamento rispettoso del luogo. Ogni luogo ha la sua identità, ogni luogo ha la sua vocazione. Noi prima di attraversarlo ne dobbiamo conoscere l'identità e poi dopo la vocazione, e quindi lo attraversiamo. È come entrare all'interno di una moschea senza capire qual è la vocazione di quel luogo. Noi l'attraversiamo ed evidentemente la scopriamo. Se noi invece conosciamo questo luogo, lo rispettiamo. La stessa cosa accade per i nostri spazi chiesastici. Chi non sa, chi non conosce, chi non capisce, chi non apprezza, chi non conosce il genus loci, dici tu a un certo punto dei tuoi ragionamenti, chi non conosce tutto ciò entra per disturbare, anche se lo fa inconsapevolmente. E questa è volgarità, questa è volgarità. Invece sapete, bisogna conoscere per rispettare i luoghi. Lui parla di questo, poi andiamo a Togo, altrimenti dite non ha parlato delle pitture, eh? Ci ha frastornato con tanti ragionamenti e poi non ha parlato del Togo merita. Togo merita. Un'ultima battuta sul turismo sostenibile. Vedete, il turismo può essere una risorsa per il territorio. Certo, è cambiato il sistema di vita nelle isole Eolie. Tu fai riferimento ad alcune famiglie negli anni 50 che erano ancora là con la candela, il lumino e così via. Certo, alcuni con il turismo, anche se stagionale, si sono un po' ripresi. Però devo dire che di questo turismo noi davvero potremmo farne grande risorsa. Potremmo vivere tutti di turismo e vivere bene, perché il turismo è la nostra banca sicura. Solo che lo dobbiamo saper fare. Lo dobbiamo saper fare con le proposte giuste legate all'intrattenimento, con le proposte giuste legate all'accoglienza. Noi accogliamo senza conoscere le lingue. Chi accogliamo? Non sappiamo intenderci e diciamo di accogliere. Voi girate le banche, le poste, che sono diciamo il front line, che sono diciamo la linea di confronto con chi viene, nessuno parla le lingue straniere. Quindi, sapete, è un bel dire, facciamo il turismo, noi vivremo di turismo e così via, ma lo dobbiamo rifondare tutto questo. Non arrivano più i viaggiatori colti del Grand Tour, i quali evidentemente prima di venire in Italia conoscevano il latino e quindi gli veniva facile, ma si studiavano un po' di italiano e quindi non facevano alcuno sforzo a lasciarsi intendere e quindi a comprendere anche le parlate locali. Adesso abbiamo a che fare con un sistema globale dove tutti parlano almeno una lingua internazionale e noi invece siamo rimasti periferia del mondo, siamo rimasti la gente che si raccoglieva nel cortile come una volta. Gli abbiamo preso del nuovo sistema tutte le cose brutte e avendo perduto del vecchio sistema tutte le cose belle. È tutto da rifondare. Dobbiamo rifondare che cosa? Dobbiamo rifondare il rapporto con il mare. Il mare deve essere innanzitutto via di comunicazione. Noi siamo una città sul mare e per andare a Messina dobbiamo metterci 2 ore e mezzo. Noi siamo una città sul mare e non possiamo andare a Napoli, non possiamo andare a Taranto, non possiamo andare a Malta, dobbiamo andare fino a Pozzallo per prendere un aliscafo. Ma che mare è questo? Non è mare, non è linea di protezione, non è luogo di confronto, è linea di confine, è barriera, è elemento di isolamento. E quando il mare diventa così vuol dire che noi siamo ripiombati in un medioevo di paure e di inattività. Togo è un pittore che stratifica. Sapete, la pittura si fa in tanti modi. Non preoccupatevi. Capisco che è il campo mio, però cerco di essere... Non per qualche cosa, perché è giusto che tutti comprendano. Sapete, la pittura, come la poesia,
come altre attività dell'ingegno umano, ha delle proprietà profonde e vanno comprese anche queste, vanno studiate attentamente. Io studio pittura, scultura e architettura da quando ero ragazzetto, molti di voi mi conoscono. Avevo 13-14 anni quando andavo alla biblioteca comunale, che era allora in via San Pietro, dove è la chiesa del Carmine, mi infilavo lì sopra in biblioteca e il bibliotecario, quando mi vedeva, mi diceva: Casem, i libri Paolo Orsi. Si seccava, perché gli sembrava che io glieli sporcavo. Poi quando ha visto che io li trattavo proprio in maniera religiosa, me li faceva trovare pronti sul tavolo. Per dirvi, è una vita che faccio queste cose. Ad ogni conto, la pittura si può fare in tanti modi. La pittura si può fare per velature, la pittura si può fare a puntini, la pittura si può fare con stratificazioni, si può fare con impasti, si può fare con trasparenze. Certo, noi guardiamo i quadri e diciamo: bello. Non ci poniamo il problema tecnico, non ci domandiamo com'è che tecnicamente il pittore ha risolto quella struttura compositiva. Eppure, sapete, voi ve lo ponete il problema di come parlo io. Voi cercate di capire qual è lo stile del mio linguaggio, è la mia tecnica. Cioè, noi la tecnica del parlare vogliamo conoscerla e la giudichiamo se è sbagliata, se è errata. Sulla tecnica della pittura invece non ce ne importa proprio niente. Forse è più complicato. No, è meno diffusa la conoscenza, è meno diffusa. Forse nelle scuole si dovrebbe incominciare a fare questo, invece di ridurre le ore delle discipline artistiche. Questa è una pittura che nasce attraverso la stratificazione. È quasi una pittura archeologica. Cioè dire, c'è un primo strato, a volte lo strato pittorico è costituito dallo stesso supporto. Lui usa, vedete, dei fogli di masonite. Su questo foglio di masonite dà una prima campitura pittorica. Cioè nasce così, può essere un grigio, un verde, un giallo. Cioè stabilisce il colore da cui partire. E poi a poco, come se fosse, sapete, la gemmazione di qualcosa, incomincia a depositare il colore. E allora mette una prima macchia di verde, una di giallo, una di blu. Poi a poco queste stratificazioni incominciano a contaminarsi. Cioè dire, quando ha depositato le prime macchie, incomincia a contaminare le campiture cromatiche. Incomincia a farle toccare da tonalismi. Come io, ad esempio, che mi avvicino a Franco e lo illumino un po' perché io sono più chiaro. Lui invece mi scurisce un po'. Cioè a dire, ci contaminiamo attraverso la luce. La luce per un pittore è l'elemento fondamentale del suo fare. Senza la luce il pittore non fa niente. Immaginate se per un attimo noi spegniamo le luci qui dentro. Cosa vedete? Nero. Il nero è la totalità di tutti i colori, ma che noi non vediamo. E allora vedete, attraverso la luce, il medium della luce, si rivela il colore. Guardate il colore di questa sedia, faccio un po' di gestualità, fregatemene. Guardate il colore della sedia. Se io la nascondo, voi lo vedete in un altro modo il colore. Se io la avvicino al bianco, cambia il suo colore. E allora vedete, il pittore di tutto questo deve tener conto. E guardate com'è complicato, com'è difficile per lui. Siccome non guarda paesaggi che lui poi copia, sono le descrizioni di Franco Arcobito che hanno generato queste composizioni. Cioè, probabilmente i luoghi che cita Franco, Enzo Migneco non li ha visti, però li vede attraverso la tua descrizione. E quindi ecco, il colore si accompagna. È scritto nel tuo testo il colore, nella prefazione mi pare, colore e inchiostro si accompagnano, è come se facessero un viaggio parallelo. E quindi questi paesaggi che voi vedete non sono niente di conosciuto, non sono niente di facilmente identificabile, però sono tutto quell'insieme, sono tutto quel sistema che è fatto di trasparenza, è fatto di tramonti, è fatto di aurore, è fatto di vibrazione della terra, è fatto di fuoco, è fatto di nuvole. Cioè a dire, quel sistema è tutto qui, all'interno di questa pittura. Allora, se noi ci poniamo davanti un quadro, questi quadri, intanto vi dico una cosa, non è detto che debbano essere guardati per forza in questo modo, eh? Si potrebbero anche guardare così, vedete? Non cambia niente. Sapete perché? Perché l'equilibrio che è stato costruito all'interno della composizione, cioè dire, questo bilanciamento di questo colore saturo in piccola misura proporzionato a questo invece in espansione più grande, funziona sia così, guardate, che così, eh?
che è così anche in questo modo. Così chiude, perché noi siamo abituati con la forza di gravità a immaginare che le cose vadano in basso. Così chiude, così invece si alza, vedete, si espande. Questa invece visione è legata alle tante scalette, mille, quante erano le scalette? Di l'isola di Alicudi. Bastano quattro segni per ricordare un'espressione detta da Franco. Ora, questo vedete fa il pittore. Il pittore non necessariamente deve fotografare quello che si vede. Il pittore deve evocare, cioè dire, deve fare diventare un'immagine sogno, sorpresa, magia, viaggio. Anche la nostra Siracusa, sapete, si presterebbe a tutto questo e mi piacerebbe poter invitare Franco alcuni giorni, magari in bella compagnia di persone che conoscono il mare, e fargli scrivere delle cose sulla nostra città e poi farle dipingere a poco. Grazie, grazie. Grazie della splendida presentazione e grazie dell'invito, professore. Tornerò a Siracusa, dialogherò con i luoghi, con il vostro mare e con personaggi come il grande Enzo Maiorca. E scriverò di uno dei posti più belli al mondo, scriverò di Siracusa e della sua isola nell'isola, Ortigia. E dopo, come è stato per Le Sette Sorelle, che è il libro sulle isole Eolie che appunto lei ha magistralmente presentato al Museo del Mare di Siracusa, sarà lo stesso maestro Togo a evocare dal nero inchiostro delle parole la magia e i colori della fantastica città di Siracusa. Ci rivediamo la prossima volta, a 360 gradi, naturalmente.